Emanuela Talarico, sindaco di Carlopoli, si è appena conclusa Rivivere l'Abbazia. Buongiorno, buongiorno agli amici di Liberi TV, sempre disponibili alle nostre iniziative. Oggi si è svolta la rievocazione storica che è incentrata sulla figura del Mastro Giurato. Noi abbiamo partecipato al bando del Ministero della Cultura e con grande soddisfazione siamo riusciti ad ottenere il contributo. Addirittura eravamo tra i primi comuni in tutta Italia e l'abbiamo incentrata sulla figura del Mastro Giurato perché abbiamo pensato ai nostri ragazzi. Meno male la figura di Gioacchino da Fiore è conosciuta, ma la Gioacchino da Fiore è solo un capitolo della lunga storia dell'Abbazia di Corazzo, e quindi siamo riusciti ad estrapolare da questi testi antichi le controversie, diciamo, giuridiche sottoposte, diciamo, al Mastro Giurato, questa figura che giungeva dall'antica città di Scigliano insieme al sindaco all'abbazia, inaugurava la fiera, pare dai testi che sia il 9 settembre, dopodiché aveva una struttura tutta sua dove viveva all'interno sempre dell'abbazia, ma l'abbazia ancora è in fase di studio, quindi non sappiamo neanche dove esattamente era collocato, e lì faceva insieme al cancelliere, come abbiamo potuto vedere dall'esibizione teatrale, ascoltava i cittadini, insomma risolveva le diverse controversie legali. Io ho moltissime persone da ringraziare perché è stata una corsa contro il tempo, dal decreto del ministero alla rendicontazione, perché da tempo fino al 13 novembre veramente è stata veramente una corsa contro il tempo, e ci siamo affidati veramente ai più bravi, ci siamo affidati all'associazione La Via di Popiria, quindi io ringrazio tantissimo l'ingegnere Morelli che ci ha messo in contatto con William Gatto, che è l'attore, appunto, guarda caso, del film Il monaco che vince l'Apocalisse. E in questo film, ed è stata una battaglia nostra dell'amministrazione comunale, c'è proprio, si parla dell'abbazia di Santa Maria di Corazzo, perché è un film incentrato sulle visioni dell'abate Gioacchino da Fiore. Quindi dal 5 dicembre vi invito tutti al cinema. E queste manifestazioni è stata partecipata a questa manifestazione, sono molto soddisfatta. Devo ringraziare innanzitutto la scuola di ballo di Francesca Mancuso, è stato bellissimo vedere i bimbi sono stati la cosa più bella di questa manifestazione. L'associazione Aruga, il nostro partner in questo progetto, devo ringraziare il sarto Orlando Cimino per i vestiti, e Alessandra, il cognome non me lo ricordo perché è la moglie di Luigi Marino, che è il nostro concittadino, che ha dato una mano a sistemare questi vestiti, quindi sono stati veramente straordinari. E poi la famosa collana del Mastro Giurato, noi abbiamo coinvolto un'imprenditrice nel nostro territorio, perché mi è piaciuta questa manifestazione perché non è rimasta confinata al territorio di Carlopoli, ma siamo andati oltre, c'è stato un aiuto da Scigliano, da Taverna, perché gli sbandieratori sono di Taverna, sono l'associazione Trisken, c'è stato un aiuto da Decollatura, quindi c'è stato Lino che ci ha dato una mano, e Rosa Pulerà, che è anche presidente della FIDAPA, che ha realizzato questo monile proprio per il Mastro Giurato. Ecco, poi questo monile verrà custodito nella nostra residenza comunale, potremo utilizzarlo in altre manifestazioni, esporla insieme anche al vestito tradizionale carlopolese, perché noi stiamo realizzando il vestito tradizionale carlopolese, ci stanno aiutando alcune signore di Carlopoli, oppure potrà essere donato un giorno a una persona che si è distinta nelle arti e nei mestieri a favore della collettività. Comunque io mi auguro che questa manifestazione continui nel tempo, indipendentemente dall'amministrazione. Io mi renderò sempre utile a dare una mano, ma mi auguro che sia sempre più partecipata, che migliori in qualità. Perché? Per i nostri ragazzi, perché noi abbiamo una storia di tutto rispetto da tramandare, e i nostri ragazzi hanno bisogno di identificarsi nella propria storia culturale per poter amare il proprio paese. Quindi io vi ringrazio e vi aspetto il prossimo anno.